devo pigiare qualcosa. Si sente? Scusi. Buonasera a tutti, è il quarto d'ora accademico, quindi pensiamo di iniziare, anche perché poi ci sono tanti impegni anche concomitanti. Intanto certamente ringraziamo l'università nella persona del dottore Magnifico, del direttore del dipartimento, della professoressa Giovannetti, per aver ospitato nel posto giusto questa presentazione, perché questa presentazione è frutto di un anno di ricerche condotte con l'ausilio anche del Dipartimento di Scienze dell'Economia e dell'Impresa, con l'ausilio del Centro Interaccademico per le Scienze Attuariali e di Gestione del Rischio, hanno coinvolto molti studiosi, e è una ricerca che si propone di avere anche uno sbocco di conoscenza per i giovani medici. Ma non voglio anticipare quello che io dirò, perché lo dirò alla fine, così tengo conto di quello che è stato detto, ma voglio veramente sottolineare nuovamente il ringraziamento al Rettore per essere qui, perché questo è un importante riconoscimento per tutti gli studiosi che si sono mossi in questo campo e che hanno dispiegato la loro attività. Come tutti i rettori è naturalmente chiamato in vari posti, è chiamato da varie esigenze, e quindi gli do immediatamente la parola. Grazie molto, e buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenuti alla presentazione di questo bello e interessante libro su un tema direi attuale e cogente. Con grande piacere anzitutto porgo il saluto a tutti i partecipanti da parte dell'Ateneo Fiorentino e mio personale. Ringrazio anzitutto la Fondazione Astrid, il Circolo Fraterno Rosselli, Valdo Spini e Franco Bassanini per la loro preparazione e per essere anche protagonisti attivi di questa iniziativa, tutte le colleghe e i colleghi che hanno contribuito al volume, come Mannucci, Giorgio Giovannetti, che interverranno sul tema oggetto del libro. Il libro credo sia davvero quanto mai necessario per il dibattito degli studiosi sulle grandi trasformazioni a cui abbiamo assistito in anni recenti e a cui stiamo tutt'oggi assistendo. Rivoluzione informatica digitale, globalizzazione dell'economia e dei mercati, mutamenti climatici, problemi energetici, dinamiche del lavoro e dell'industria, fortemente in fermento e strettamente dipendenti dalle innovazioni tecnologiche che scaturiscono dalla ricerca avanzata, sono alcuni dei temi cruciali che rendono la nostra epoca veramente sui generis e senza possibilità di paragoni col passato. In tale contesto, ecco le disuguaglianze sociali, la disoccupazione, la precarietà, la creazione di nuove povertà, l'infragilirsi del ceto medio nelle società a più datata industrializzazione, tutte cose che pongono interrogativi che chiamano in causa i modelli di crescita economica che si pensa possono essere perseguiti nel breve e medio termine. Il libro offre un ampio ventaglio di considerazioni inerenti al quadro generale, all'analisi di alcuni casi di studio e infine all'approfondimento del caso Italia. Mai come in questo delicato momento è indispensabile studio, analisi approfondita, critica dei modelli esistenti e di quelli anche ipotetici per avvenire, riflessione attenta sulle evoluzioni che possono compromettere equilibri ormai da considerare su scala planetaria. Ecco dunque un sincero applauso allo sforzo che questo libro attua per individuare possibili strade di progresso che riescono a trovare il grimaldello per scardinare alcune grosse contraddizioni presenti nella contemporaneità. Le semplificazioni sempre più spesso presenti nel dibattito pubblico è allarmante. Questa esaltazione della politica del fare, contrapposta all'inerte sapienza dei professori, può generare effetti devastanti, soprattutto per le nuove generazioni. Affrontare la complessità con semplicismo, a forza di scuola, calcolatore di consenso, è davvero pericoloso. E credo che scuola e università debbano con forza ribadire l'indispensabilità dello studio e dell'analisi approfondita per affrontare le questioni cruciali dell'oggi e del domani. Certo, senza sussiego e presunzione, con l'umiltà e la modestia dei ricercatori, che
sono sempre consapevoli che le soluzioni non sono mai semplicemente a portata di mano, ma sottolineando che più il mondo si interconnette, più le complessità aumentano e pertanto maggiore deve essere lo sforzo del pensiero creativo per individuare nuove e alternative strade per costruire un mondo più socialmente giusto a misura d'uomo e non del mero profitto. Vi ringrazio dell'attenzione, buona presentazione, mi scuso se a breve vi dovrò salutare. Grazie. Grazie al Rettore Magnifico Dei per questo impegnato saluto. E adesso l'introduzione di Franco Bassanini, presidente dell'ASTRID, la fondazione che insieme alla Fiorentina Fondazione Rosselli ha condotto questo anno di ricerca e di studio. Vorrei anche innanzitutto anch'io ringraziare il magnifico Rettore che ci ha fatto l'onore non solo di venire a darci un saluto, ma anche di introdurre con alcune importanti riflessioni nel merito il dibattito che vogliamo tenere qui oggi. Credo che questo sia importante anche come segno del fatto che appunto i professori, gli accademici, i ricercatori non vivono in un iperuranio di ricerche teoriche, ma si confrontano con i problemi, della realtà. Vorrei anche ringraziare il professor Chieri, che è il presidente del comitato scientifico di ASTRID, che ci ha fatto anche lui l'onore della sua partecipazione ai nostri lavori e che sta qui in prima fila. Questa ricerca l'abbiamo impostata insieme, in Ciro Fratelli Rosselli e ASTRID, più di un anno fa, quindi non è un tributo ai vincitori delle elezioni politiche. L'abbiamo impostata insieme nella convinzione che credo debba essere fortemente conservata e riproposta, che siamo di fronte a un problema strutturale reale. Poi si possono dare risposte adeguate o risposte inadeguate. Risposte risolutive o che spingono verso la risoluzione, o risposte che possono persino aggravare problemi. Ma siamo di fronte a uno dei fondamentali problemi della società italiana, europea, del mondo occidentale, chiamiamo così, delle economie avanzate di questi tempi. Lo voglio riassumere rapidamente perché poi i compiti di entrare nel merito spettano innanzitutto alla professoressa Giovannetti e poi a Vannucci, in questi termini. La povertà in questi ultimi decenni è drasticamente diminuita nel mondo, tutti gli indicatori lo dicono. L'analfabetismo è drasticamente diminuito nel mondo. Centinaia di milioni di persone in Cina e in altre parti del mondo sono passati dalla estrema povertà e magari dall'analfabetismo a condizioni di vita accettabili e hanno accesso alla cultura, al sapere, alle informazioni e così via. La mortalità infantile è radicalmente diminuita nel mondo e potremmo andare avanti a lungo a ricordare questi dati. Però quello che è successo è che invece nelle democrazie avanzate abbiamo disuguaglianze crescenti o comunque sempre più avvertite come intollerabili. La percezione della disuguaglianza, la percezione della povertà e dell'emarginazione è cresciuta. Abbiamo tasse di disoccupazione giovanile che, come sapete, nel nostro paese restano largamente al di sopra del 30%, un terzo della popolazione giovanile.
e abbiamo soprattutto questo dato con cui bisogna fare i conti. I fenomeni, i grandi trend che il rettore, il magnifico rettore ricordava, la disruption tecnologica, l'innovazione tecnologica, internet, l'intelligenza artificiale, industria 4.0, Internet of Things, eccetera, eccetera, offrono straordinarie opportunità. Straordinarie opportunità di crescita, straordinarie opportunità di miglioramento dei tassi di produttività, ma distruggono anche posti di lavoro esistenti. Quando si dice che poi le statistiche qui variano, per cui io a questo punto non le cito più in termini numerici, ma che insomma che tra 15 anni, a seconda delle statistiche, la metà, quasi la metà, poco più della metà dei posti di lavoro saranno in attività, in professioni, in lavori che oggi neppure esistono, completamente nuovi. Quindi straordinarie nuove opportunità. Immediatamente qualcuno pensa, ma questo vuol dire che probabilmente la metà dei lavori, delle professioni, delle attività esistenti sarà scomparsa. E questo immediatamente crea, se non altro, ansia, se non altro il senso della precarietà del proprio lavoro, dei propri skills, delle proprie capacità di guadagnarsi da vivere. Quindi straordinarie opportunità, ma anche distruzione di certezze e di posti di lavoro esistenti. Il problema è che le opportunità non si creano necessariamente negli stessi posti, non sono a portata delle stesse persone, o almeno immediatamente delle stesse persone, che vedono invece messo in discussione il proprio lavoro, il proprio posto. La stessa cosa si può dire, in altri termini, ma della globalizzazione. E la stessa cosa, guardate, si può dire anche, lo ricordava il rettore, del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico impone di cambiare modelli di sviluppo e forse anche modelli di vita. Anche lì si aprono straordinarie possibilità nelle economie verdi, nelle energie rinnovabili, ma se ne distruggono anche molte altre. Di fronte a questo, i paesi a democrazia avanzata sono esposti, perché c'è una fase di transizione nelle quali è possibile che siano in grado, e da un certo punto di vista dovrebbero essere ben posizionati per poter cogliere tutte le opportunità che queste, che le nuove tecnologie, che la globalizzazione, che lo stesso cambiamento climatico ben governato può offrire, ma nel contempo hanno il problema di fronteggiare la nuova grande questione sociale che deriva dal fatto che in questo processo di transizione ci sono quelli che magari temporaneamente può essere un periodo lungo, e soprattutto può essere un periodo lungo se non ci sono adeguate politiche pubbliche che gli consentano di mettersi in condizione di poter approfittare di queste nuove opportunità. Quindi c'è una grande sfida. Noi eravamo abituati, penso nei decenni precedenti, a dire che c'era un problema di ripensamento radicale del tradizionale modello di welfare, ma lo vedevamo soprattutto perché con il problema dello stress fiscale dello Stato c'era un problema di sostenibilità finanziaria di modelli di welfare, quelli tradizionali del continente, non solo del continente, perché per la verità come
diciamo UK, no? Ma tradizionali dell'Occidente europeo, davano importanti servizi e importanti garanzie dalla culla alla bara, ma costavano anche molto e diventavano sempre più difficilmente sostenibili sotto il profilo finanziario in sistemi che da un lato avevano accumulato per ragioni varie debiti pubblici consistenti, per ragioni varie, in alcuni casi dovute anche a politiche pubbliche, politiche dei bilanci pubblici molto disinvolte quando non clientelari, ma in altri casi dovute a crisi, guerre e così via, e dall'altra all'invecchiamento della popolazione, che ovviamente, ma questo gli economisti lo dicono molto meglio di me, che ovviamente, come dire, riduce le fonti di alimentazione dei bilanci pubblici con l'invecchiamento della popolazione, mentre aumenta la spesa pubblica per i servizi del welfare. Oggi la questione è anche più radicale, perché al di là di questo vecchio tema c'è il tema che deriva dal fatto di dover fronteggiare una fase di transizione importante e dover cercare di accompagnare gli effetti che questa transizione ha sulle famiglie, sui lavoratori, sulla necessità di ricreare capacità, skills necessari per poter introdursi nei nuovi, per poter approfittare delle nuove opportunità create da questi processi di trasformazione. Quello che noi abbiamo fatto è stato innanzitutto quello di andare a vedere che cosa hanno fatto un certo numero di paesi che abbiamo identificato come particolarmente interessanti. Diciamo che questo campione poteva anche essere diverso. Noi abbiamo scelto alcuni paesi scandinavi, Finlandia, Svezia e Danimarca. Abbiamo scelto ovviamente i grandi paesi europei, Germania, Francia, UK e Spagna. Abbiamo scelto un paese extraeuropeo che però per molti versi può essere, come dire, utile come esperienza, che è il Canada. In questo libro sono descritte sinteticamente, ma in maniera, come dire, scientificamente rigorosa, gli strumenti che questi paesi hanno identificato. Vorrei dire spesso che hanno sperimentato o stanno sperimentando, ad esempio la sperimentazione finlandese di una cosa molto simile al reddito di cittadinanza è stata chiusa e la stanno ripensando, quindi, ma questo è avvenuto dopo. Sulla Francia ne diamo conto in una nota dell'introduzione di Valdo Spini e mia, quando il libro era già praticamente tutto in bozze e restava solo da scrivere la prefazione, è uscito il discorso di Macron che ha annunciato un grande programma contro la povertà con l'introduzione di un revenu universel d'activité, che è una sorta di reddito di cittadinanza con alcune condizioni e così via. Quindi diciamo che sono sperimentazioni in corso in alcuni paesi più avanzate, in altri ancora più iniziali. Abbiamo ragionato sull'esperienza italiana, nel libro in particolare la ricerca è stata fatta mentre veniva lanciato e prendeva l'avvio il reddito di inclusione, di cui si analizzano nel libro pregi, difetti, condizioni. Molti ritengono, forse non a torto, che il problema del reddito di inclusione è sostanzialmente più che lo strumento, che è uno strumento che presenta molti aspetti positivi,
il fatto che fosse insufficientemente finanziato, che fosse dotato di risorse insufficienti, se fossero stati disponibili i miliardi che oggi almeno sulla carta sono destinati alla situazione del reddito di cittadinanza, forse non sarebbe neanche sorto il problema di pensare ad uno strumento nuovo. Come qualcuno dice in modo, diciamo, sottilmente polemico, se invece di pensare a azzerare l'IMU sulla prima casa anche dei ricchi, si fossero destinate quelle risorse al reddito di inclusione, forse appunto il problema sarebbe stato a questo punto affrontato e risolto in modo diverso. E poi ragioniamo sul reddito di cittadinanza. Voi capite che la lettura del libro, a mio avviso, serve prima di tutto ad una cosa. Primo, a capire che al di là delle polemiche politiche c'è il problema. E c'è il problema di strumenti per fronteggiare povertà e disoccupazione che rischiano di derivare da fenomeni strutturali. Secondo, c'è il problema di vedere come questo non si traduca in uno strumento assistenzialistico e che, per così dire, ingessa le situazioni di disuguaglianza, ma invece serva a uscire dalle situazioni di disuguaglianza. Perché non c'è dubbio che anche sotto il profilo della dignità delle persone è il lavoro quello che è la possibilità, quindi, di avere un'occupazione che consente di mantenere sé e la famiglia dignitosamente con il ricavato del proprio lavoro, quello che risolve il problema. E questo naturalmente apre tutta una questione che nel libro ovviamente non affrontiamo, che è la connessione tra gli strumenti, chiamiamoli, di questo nuovo welfare e però politiche pubbliche, politiche economiche di sostegno della crescita e dell'occupazione, che mirino a creare una condizione strutturale per cui gli strumenti di contrasto alla povertà e alla disoccupazione abbiano dei profili temporali di durata limitati nel tempo, cioè coprano il periodo necessario e identificano gli strumenti necessari per far rientrare nel mercato del lavoro le persone delle quali si occupano. Devo dire che le notizie che leggiamo in questi giorni, e quindi il rischio che si stia aprendo in Italia una nuova fase, se non di recessione, e potrebbe anche essere di recessione, perché se i dati che l'Istat ci darà a fine mese fossero nel senso di un ultimo trimestre con segno negativo, noi saremmo in recessione tecnica, vero? Segnano gli economisti. Ma insomma, diciamo, anche solo di stagnazione sotto questo profilo non aiuta, anzi pone un problema molto, molto serio. Invita a considerare che non basta, anche facendo tesoro delle riflessioni che noi facciamo, cercare di risolvere in modo adeguato il problema del reddito minimo, del reddito di cittadinanza, di strumenti che consentano di contrastare la povertà e di avviare al recupero professionale e lavorativo delle persone che il lavoro lo hanno perso. Non basta questo, perché bisogna anche intervenire in modo da far sì che il sistema complessivamente sia in grado di creare nuovi posti di lavoro attraverso la crescita, e questo ovviamente è questione di tutt'altro genere. Non so se faremo una successiva ricerca. Astrid Cicolo, lo sai, proprio prima con Baldo Spini si diceva quale prossima ricerca facciamo, dobbiamo un po' riflettere su quale. Questa potrebbe essere, anche se fosse
va un po' al di là delle nostre modeste forze. Vi ringrazio dell'attenzione e passiamo adesso alla parte più importante, più sostanziale del nostro confronto di oggi, che sono le due relazioni della professoressa Giovannetti e del professor Pannucci. Approfitto dell'intermezzo per salutare la presenza anche del professor Andrea Sciarini dell'Università di Roma, che è qui con noi, e naturalmente poi ci sono le due equip fiorentine che verranno salutate al momento opportuno. Non mi sembra che ci siano altri extra fiorentini presenti, comunque Sciarini è stato poi con Pannucci anche uno dei coordinatori. Adesso io avrei veramente il piacere di ringraziare tantissimo la professoressa Giovannetti, che ha creduto in questa ricerca e che, come vedete, insieme alla sua equip è stata protagonista di una serie di studi, da quello della Spagna a quello del Canada, agli aspetti economici del problema italiano. E poi fatemi dire anche che so che sono presenti Alessandro Carli, Lorenzo Corsini, non so se c'è anche Elena Monticelli, vedrete che in questi studi gli autori sono messi in ordine alfabetico, e naturalmente questo è anche un gesto di disponibilità e di collaborazione da fare, di incoraggiamento nei confronti dei giovani che la professoressa Giovannetti ha fatto, e anche di questo voglio dare lei. Prego, Giorgio. Grazie. Io, essendo la prima relazione, tecnica, tra virgolette, sul libro, ho pensato di presentare il libro, quindi non limitarmi ai capitoli che abbiamo fatto con Lorenzo Corsini, Alessandro Carli, Lapo Pistrucchi e la Monticelli, ma di parlare un po' di tutte le problematiche che sono affrontate, naturalmente non di tutte, altrimenti faremo notte, ma insomma di una serie di cose che ho individuato come importanti. Il primo punto è già stato fatto molto bene sia da Valdo nelle prime tre parole che ha detto, sia da Franco Bassanini, ed è che è molto difficile contrastare la povertà con i sistemi di welfare esistenti. Quindi questo è un po' un punto fermo, che è quello da cui è partita la ricerca che noi abbiamo fatto. E questo è quello che ha dato vita al dibattito sulle forme di diffusione di reddito minimo, di reddito di cittadinanza o altre forme che vedremo nei paesi dell'Unione Europea, ma anche ad esempio in Canada. La mia presentazione viene, fondamentalmente in cinque punti molto brevi. Il primo è un punto di definizioni, che cosa intendiamo con il reddito minimo e una serie di altre problematiche definitorie. Il secondo, vi farò vedere qualche dato e poi le risposte che sono state date a alcuni di questi problemi nei paesi in Francia, Germania e Spagna, sono quelli su cui dirò qualcosa. Dirò che non esistono, ed è secondo me un po' un problema delle valutazioni di impatto, esiste un solo esempio per i Paesi Baschi di una valutazione di impatto di una di queste misure, e questo da un punto di vista di un economista è un problema, e poi parlerò del dibattito italiano. Quindi, per quanto riguarda le definizioni, noi abbiamo che il reddito minimo o il reddito di inclusione, o che cos'è? È un trasferimento monetario di contrasto alla povertà. Naturalmente in alcuni paesi, l'ho già detto Franco Bassanini, questo tipo di trasferimenti è stato legato a delle disponibilità ad attivarsi rispetto attraverso il lavoro, che è un po' l'aspetto interessante, quali sono i contatti che ci sono fra dare un trasferimento monetario per combattere la povertà e i meccanismi che si mettono in moto sul mercato del lavoro. Il primo punto è chi è povero. Qua ci sono tante definizioni di povertà, ci possono essere delle definizioni relative o delle definizioni assolute. In generale noi tendiamo a usare più le definizioni relative, quindi a fare riferimento ai valori mediani o ai valori medi, ma si possono usare anche le valutazioni assolute, che sono quelle che prescindono dal contesto. Quindi il numero di poveri, loro facevano riferimento a quante persone sono state tolte dalla situazione di povertà in Cina, in India, in questi paesi. Quindi che cos'è la povertà? È la stessa povertà in Italia o in Cina o è diversa? E questo è un po' il discorso che dobbiamo affrontare quando parliamo di queste cose. Quali sono le misure che si usano? Non entrano nel dettaglio. Per esempio l'Eurostat dice che chi ha meno del 60% del reddito mediano è povero.
Naturalmente invece del reddito mediano sposare il reddito medio, naturalmente l'Istat per esempio propone la spesa per consumi, fondamentalmente vanno tutti nella stessa direzione, ma ci sono delle differenze. Secondo criterio da usare è reddito. Che cos'è il reddito? Come distinguiamo i poveri? Abbiamo diverse definizioni di reddito, ma in particolare bisogna vedere se includere o meno il patrimonio. E poi ci sono una serie di scale di equivalenza per eterogeneità nelle condizioni familiari. Anche qui, che cos'è il nucleo familiare? È una famiglia tradizionale? Come vengono considerati i giovani che magari hanno quelli che vengono chiamati mini jobs ma che sono ancora in famiglia? Sono un nucleo sessante o fanno parte del nucleo familiare? Su questo, diciamo, tutte queste cose sono affrontate nel libro, io non entro nei dettagli, ma chi è interessato trova nei vari capitoli, all'interno dei capitoli, la definizione e delle soluzioni proposte nei vari paesi e in vari momenti nel tempo a queste questioni. Quando guardiamo la percentuale di persone a rischio di povertà o esclusione sociale, vediamo che in Europa è elevata. Questi sono dei dati relativi al 2017 che sono usciti da pochi giorni dell'Eurostat e se voi vedete diciamo i paesi, la media europea è quella all'estrema sinistra del grafico e io ho evidenziato per esempio la Grecia, la Spagna e l'Italia che sono al di sopra della media europea. Dove ci sono le crocette vuol dire che sono dati non disponibili nel dataset Eurostat, però fondamentalmente vedete che c'è un po' di eterogeneità fra i vari paesi, ma che la percentuale è comunque al di sopra del 20%, quindi una percentuale alta, con delle punte certo in Bulgaria del 40%, ma anche in Spagna, Grecia e Europa in più una 30%. Naturalmente la povertà, lo abbiamo detto, da un lato diminuisce ma dall'altro aumenta, ma è eterogenea. Quindi io volevo farvi notare, questi sono alcuni dei paesi che noi abbiamo analizzato, questi sono anche questi sempre dati Eurostat usciti il 18 settembre, dicembre del 2018, quindi sono i dati, non sono riportati nel libro perché sono più recenti, ma le fonti sono le stesse. E, Franco Basanini parlava di disuguaglianza, la disuguaglianza qua la vedete espressa nel coefficiente di Gini, che vedete come cambia fra il 2007, quindi l'anno antecedente la crisi, e il 2015 o 2016, quindi dopo la crisi, e vedete che ci sono degli aumenti di questo coefficiente di Gini. Ma in particolare, se guardate il tasso di povertà, è interessante vedere che la disomogeneità fra paesi non è soltanto nell'andamento fra il 2007 e il 2015, ma anche fra gruppi di età. Per esempio, in Spagna, se voi vedete, i giovani sotto i 18 anni hanno il 22% è diciamo, in povertà, mentre nei pensionati è il 9%. In questa cosa, la grossa differenza che si trova molto meno in altri paesi, per esempio se guardate in Svezia il rapporto è contrario. Quindi secondo me la mia idea di farvi vedere questa tabella era farvi vedere che c'è una eterogeneità nei paesi che noi abbiamo stimato, non solo nel livello ma anche nelle dinamiche all'interno dei vari gruppi. La Spagna è rappresentata nel libro, noi l'abbiamo studiata, anche qua ho aggiornato i dati rispetto a quelli che abbiamo presentato nel libro perché nel frattempo sono usciti sempre di Fonteurostat dei dati nuovi e fondamentalmente ci sono circa 12 milioni di poveri in Spagna con un massimo nel 2014, nel 2017 il 26,6% della popolazione in Spagna viene considerato povero. Naturalmente qual è l'altra faccia della medaglia? L'altra faccia della medaglia è vedere quali sono le politiche sociali. Allora, se voi vedete, questo è un esempio per la Spagna, le politiche e le spese per welfare in percentuale del prodotto interno lordo in Spagna sono più alte della media OCSE, ma in particolare quelle per pensioni sono più alte. Questo è interessante proprio perché vedendo la diversità dei tassi di povertà per fasce di età vedevamo che i più anziani erano meglio protetti in un certo senso in Spagna rispetto ai più giovani. Quello che volevo fare adesso era fondamentalmente, cioè quello che noi abbiamo dei dati simili nei diversi paesi dell'Unione Europea. Il problema è riconosciuto a livello europeo, ma le politiche sociali non sono di competenza della UE, sono di competenza dei paesi membri.
Quindi c'è un problema di esiste una politica europea o non esiste, che noi, che viene di fatto leggermente toccata nel libro, anche se non approfondita. Perché il 2017 è un po' un anno di svolta, è un anno in cui il Parlamento europeo scrive, io ho citato soltanto una parte della frase, chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo. È la prima volta che la parola reddito minimo compare in un documento ufficiale della Unione Europea. Per chi può lavorare, questo deve essere combinato con incentivi al lavoro. Quindi il lavoro è sempre stato nei documenti della Commissione Europea, mentre invece il reddito minimo no. Vedremo che nei paesi diversi la declinazione è molto diversa. Noi non abbiamo affrontato la Grecia, ma in Grecia dal 2017 c'è un reddito di solidarietà sociale, quindi anche questo è un caso di cui tenere presente. Quello che vi faccio sarà un breve excursus sulle esperienze diverse in Francia, Germania e Spagna e naturalmente in Italia. In Francia e Germania il sostegno al reddito è organizzato intorno al dualismo tra le misure assicurative e quelle assistenziali. Qui ci sono, diciamo, la tabella nel libro ci va molto più in dettaglio, cita una cosa che secondo me è interessante, che sono il numero di utenti e la spesa in miliardi di euro che viene coperti, utenti che vengono coperti in Germania e in Francia, e la spesa. Vedete che, entrerò poi un pochino più nel dettaglio fra un attimo, in Germania gli utenti coperti sono 4,3 milioni, quindi 4,3 milioni di tedeschi beneficiano del reddito minimo e la spesa è di 16 milioni di euro, scusate, miliardi, magari milioni. Se questi vengono, se a questi vengono sommati le indennità assicurative, la spesa diventa 27 miliardi. Questo ci dà un minimo anche un'idea di quanto si parla quando si parla di questo tipo di forme, perché essendoci l'esempio con dei dati la Germania, naturalmente con una popolazione simile uno può pensare a delle cifre di questo tipo. In Germania sono state una serie di riforme di queste, diciamo, forme di sostegno al reddito. Secondo me una cosa su cui volevo puntare l'attenzione, la prima, era l'istituzione dell'Agenzia Federale del Lavoro, che ha 90.000 dipendenti. Anche qui il numero ci dice molto se noi vogliamo andare a far funzionare un reddito di inclusione, un reddito di cittadinanza. Le agenzie del lavoro devono essere ben fornite. I navigator, i 9.000 navigator, sono molto pochi rispetto ai 90.000 dipendenti dell'Agenzia Federale del Lavoro in Germania, quindi una cosa di cui tenere conto nella discussione. La riforma tedesca hanno riorganizzato gli ammortizzatori sociali e tutte le tutele, diciamo, per il contrasto alla povertà, unificando una serie di misure che prima c'erano, e anche questo è interessante perché esistono tante misure. Un problema è razionalizzare e unificare le misure esistenti, e un problema è pensare a delle misure nuove. Il sistema tedesco è un sistema che è Mindtested, non è soggetto a tassazione ed è limitato nella durata. Copre costi per l'abitazione, copre le cure sanitarie, copre la cura dei minori e è, come dicevo anche prima, ha una fortissima connessione con le politiche attive del lavoro. In Germania c'è un salario minimo, il salario minimo è stato istituito nel 2015 ed era 8,5 euro lordi allora, è aumentato a 8,84, quindi per dare un pochino di numeri, ecco che questi mi sembravano dei numeri interessanti. Francia, beh, la Francia è un paese che ha investito molto nelle politiche di contrasto sulla povertà. Se dobbiamo vedere alle rivolte sociali che ci sono in questo periodo, sembra che non abbiano avuto poi tanto successo l'investimento che è stato fatto, ma fin dagli anni '80 si è investito. Quanti sono i francesi coperti? Sono 7 milioni di persone, sono quasi il doppio dei tedeschi, è l'11% della popolazione, quindi è molto molto ampio. Le ultime riforme, a parte l'idea di Macron, che però, di cui ha già fatto riferimento a Franco Bassanini, ma che ancora non è entrata in vigore, sono della fine degli anni 2000, quindi del 2009-2010, e sono il Revenu Solidarité Active. Anche qua è un sistema Mindtested, cresce al crescere le componenti del nucleo familiare, in particolare ci sono molti vantaggi se ci sono figli a carico, quindi quanti più figli a carico uno ha, quanto meglio funziona il meccanismo. In Francia anche qui ci sono forti connessioni con le politiche per creare lavoro,
ma le politiche per creare lavoro sono in settori specifici, sono in quelli che i francesi chiamano servizi alla persona, quindi sono servizi di pubblica utilità, servizi alla persona e così via, quindi sono in alcune occupazioni. Se uno confronta Francia e Italia e Francia e Germania, vede che in entrambi questi paesi le politiche di reddito sono associate a programmi di attivazione di lavoro. In Germania c'è il divieto di rifiutare proposte di lavoro per i beneficiari delle misure, in Francia le condizionalità sono minori e poi abbiamo detto prima in Francia è un po' più ampio. La Francia peraltro ha anche un sistema interessante di reddito per i rifugiati, quindi c'è una specifica parte del reddito, diciamo, minimo per i rifugiati politici, quindi per i rifugiati, per i richiedenti asilo e così via. Quindi è una cosa abbastanza interessante e ci sono una serie di proposte per intervenire sulla povertà associata al lavoro fra i giovani, quindi vengono identificati i giovani come una delle categorie più a rischio e ci sono delle misure specifiche. Per quanto riguarda la Spagna, c'è quello che è un reddito minimo di inclusione, quindi la renta minima di inserción, che viene data a tutte le persone a rischio di esclusione sociale e è disciplinata però in modo molto diverso in termini di importo e di tempo nelle varie comunità autonome. Nella piantina non si vede molto bene, sono, diciamo, ci sono i nomi dei diversi programmi che vengono dati nelle diverse comunità autonome spagnole, l'anno nel quale sono stati introdotti questi programmi vanno dal 2000 al 2013-2015 e diciamo questo importo, adesso lo vedremo meglio, varia nelle varie regioni spagnole sia l'importo sia la durata. Questi sono alcuni esempi, per esempio in Andalusia, nella comunità valenziana, nella comunità di Madrid e in Navarra, se voi vedete, a parte il nome, l'ammontare medio va dai 375 euro mensili medio sempre perché dipende dalla dimensione del nucleo familiare, dipende da tante cose, della comunità di Madrid ai 600 circa della comunità di Navarra. La durata però è diversa, in Navarra dove l'ammontare è più alto la durata è fra i 6 e i 12 mesi, mentre in Madrid dove è più basso la durata è limitata, quindi ci sono una serie di cose di cui bisogna tener conto che sono interessanti. Questa è la spesa per il reddito di inclusione in Spagna e vedete sostanzialmente che è molto diverso nei vari posti, in particolare la spesa è molto più elevata nei Paesi Baschi che non nelle altre comunità diciamo, che fanno parte della che sono in Spagna. Anche rispetto al prodotto interno lordo le comunità sono molto diverse, vedete i Paesi Baschi sono quelli laggiù in alto a destra, quindi sono quelli che hanno il prodotto interno lordo pro capite più alto in media, ma sono anche quelli che spendono di più per quanto riguarda le misure di lotta alla povertà. Le forme di supporto al reddito sono alcune diverse, io ho parlato solo dell'ultima riga in fondo che è la renta minima di inserción, che non è collegata al mercato del lavoro, cioè il ricevente non deve aver lavorato oppure star lavorando, mentre alcune delle altre misure, come ad esempio la prestazione per la disoccupazione, naturalmente è un sussidio che richiede che uno abbia lavorato. Non credo di avere molto tempo, quindi passo oltre questo. E una delle cose di cui discutere è la condizionalità, queste sono quelle diciamo della Spagna, vado un po' più veloce. Una cosa che volevo farvi vedere era l'impatto della renta minima di inclusione, del reddito minimo di inclusione nei Paesi Baschi, perché l'unica analisi dell'impatto che noi abbiamo trovato è proprio un'analisi sui Paesi Baschi e questa analisi mostra che in media ricevere il reddito non ha un effetto causale sulla probabilità di trovare lavoro, quindi né in senso positivo né in senso negativo, quindi non è neanche un disincentivo al lavoro, ma ha un effetto causale negativo in alcuni gruppi, in particolare su giovani, donne e meno istruiti, che sono però i gruppi più vulnerabili. Per i più anziani, i più istruiti, l'effetto è positivo. Quindi l'effetto medio è semplicemente perché si controbilanciano gli effetti per diversi gruppi di lavoro. In Italia,
Allora, quello che abbiamo fatto in Italia, ed è il discorso fondamentale, è il supporto, diciamo, è sempre stato un po' di tipo particolaristico, quindi in genere non coprono tutto l'universo di riferimento e recentemente si è cercato di venire incontro, di superare questo problema, e quindi sono stati avviati i programmi universali di supporto al reddito. In particolare quello che è già stato citato da Franco Bassanini, che è il reddito di inclusione, che è una misura di contrasto alla povertà di carattere universale che è condizionata alla valutazione della condizione economica. Il REI è partito a gennaio del 2018 e adesso il dibattito è cercare di capire in che misura il REI sarà sostituito eventualmente da un reddito di cittadinanza e quali sono le principali differenze. Il reddito di inclusione, anche qui per l'Italia come per la Spagna ci sono diverse forme di supporto al reddito, il reddito di inclusione, l'ultima riga è l'ultimo in fondo, e anche qua, come in Spagna, il ricevente non deve aver lavorato oppure star lavorando, quindi è molto simile al modello spagnolo. Quali sono i criteri del reddito di inclusione? Sono dei criteri di reddito, naturalmente, sono dei criteri, dei requisiti sulla residenza e il soggiorno, e sono dei requisiti relativi al nucleo familiare. E diciamo, questi tra l'altro sono cambiati nel tempo, questi requisiti. Quanto è il bilanciamento? Questi sono i finanziamenti per quanto riguarda, diciamo, per quello che ancora esiste, perché ancora non è stato sostituito. Adesso magari giovedì sapremo qualcosa in più sul reddito di cittadinanza, ma al momento ancora non esiste un documento ufficiale pubblico dove ci siano i finanziamenti. Per il REI, che quindi era una parte, se volete, del reddito di cittadinanza, gli stanziamenti, come vedete, fra il 2018 e il 2020 aumentano, ma sono di meno di 3 miliardi di euro all'anno, quindi molto diversi rispetto a quelli tedeschi e francesi che abbiamo visto prima. La cosa interessante del REI, che non ho approfondito, ma è interessante approfondire anche per quanto riguarda la Spagna, è il tipo di governance che c'è. Nel REI la governance è una governance multilivello, quindi è una governance dove vengono coinvolti direttamente i comuni, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, quindi è una governance a vari livelli, in vari modi. Nel capitolo, nel libro, andiamo un po' in dettaglio, anche in questa slide vado un pochino più nel dettaglio, ma la cosa importante è che, contrariamente ad altri paesi, abbiamo visto che in Spagna la governance è a livello della comunità regionale, della regione sostanzialmente, della comunità, qui è multilivello, quindi interagiscono i vari livelli. Quali sono le condizionalità? Anche qua ci sono una serie di condizionalità nel REI, che appunto ho anche già citato prima, e quindi sono il numero di persone nel nucleo familiare, il reddito e così via. La cosa che vi volevo far vedere era il REI, i dati, anche questi sono dati nuovi, sono i dati del rapporto dell'INPS fino a settembre del 2018, gli ultimi non sono ancora usciti, quindi sono i primi tre trimestri in cui il REI ha funzionato, e i nuclei coinvolti sono stati circa 380.000 in tutta Italia, di cui la maggior parte manca uno zero nel sud e nelle isole, mi manca uno zero nel numero del sud sostanzialmente, scusate, lo vedete dal numero di persone coinvolte, nel sud e nelle isole sono circa 800.000 le persone coinvolte, e quindi sono un numero piuttosto elevato. Naturalmente per quanto riguarda il REI non si può fare un'analisi di impatto, perché il periodo di applicazione sono soltanto tre trimestri, quindi è un periodo di applicazione molto limitato. Quali sono le criticità e i problemi economici, che sono le cose che noi abbiamo affrontato nei capitoli del libro, sia per l'Italia, sia anche per la Spagna, sia anche in generale? In Italia uno dei problemi è il tasso di lavoro irregolare, quindi l'economia informale. Vedete che nel dato di Fonte Istat il tasso di lavoro irregolare aumenta in Italia negli ultimi anni, e naturalmente se il lavoro è irregolare le condizionalità sono meno stringenti, è molto difficile capire se chiaramente chi riceve il reddito minimo o
il REI o il reddito di cittadinanza è una persona che non lavora o una persona che lavora, e questo naturalmente è più rischioso quanto più alto è il lavoro, il tasso di lavoro irregolare. Ci sono una serie di analisi economiche fatte a livello generale e naturalmente anche in Italia, che fanno vedere che ci sono alcune distorsioni, anche dovute al lavoro nero, fra i percettori dei trasferimenti e le persone che ne avrebbero bisogno. Quindi ci sono delle distorsioni, quindi di questo naturalmente una politica ben orchestrata dovrebbe tener conto di questa cosa. Una, sempre questa analisi dell'OCSE fa vedere che a parità di spesa sociale la formulazione di un reddito di base universale non migliora molto il tasso di povertà, proprio perché ci sono queste distorsioni. Questi sono dei dati sulla quattro paesi, che sono il Regno Unito, la Finlandia, la Francia e l'Italia, e fa vedere sostanzialmente se la povertà nei sistemi esistenti o sotto il reddito di base, se migliora o peggiora, i risultati non sono troppo positivi. Se uno mantiene invariata la spesa per trasferimenti, il reddito di cittadinanza sarebbe insufficiente per superare la soglia di povertà. Adesso qui, se volete, si potrebbe aprire un dibattito che è su come definiamo la soglia di povertà, e il dibattito, quello di cui parlavo prima, è il 60% del reddito mediano, è il 50% del reddito medio, come viene definita questa soglia di povertà, è una misura assoluta relativa o cosa di questo tipo, però di fatto non è ancora abbastanza per poter superare la soglia di povertà. Quindi i problemi economici di cui si discute nel libro sono i disincentivi al lavoro. L'idea è che la presenza di un reddito di base, di un reddito di cittadinanza, potrebbe disincentivare la ricerca di lavoro, perché il lavoro potrebbe compromettere la percezione del fatto di prendere il sussidio. Naturalmente questo tenendo conto del fatto che non ci sia lavoro nero, perché potrebbe invece magari incentivare la ricerca di un lavoro nero, in nero, e questo è un problema grosso, un problema economico grosso di incentivi. Da un certo punto di vista, in Finlandia, Francia e Olanda, quello che si fa è che viene resa possibile il cumulo di redditi di lavoro e un'uscita dalle soglie di povertà per ottenere il sussidio, in modo che questa cosa sia graduale, quindi non c'è uno stato sì no, ma c'è una uscita graduale dal sussidio, diciamo dal reddito minimo, nel caso in cui ci sia un cumulo di redditi. Di nuovo, come problema economico, c'è possibilmente un effetto basso sulla disuguaglianza, perché il numero dei percettori è comunque limitato. Una cosa interessante che sarebbe da studiare, ma su quali non ci sono possibilità di farlo al momento per la mancanza di dati, per la mancanza di una serie storica, è qual è la probabilità di uscita dal programma. Non di uscita perché il programma termina, perché dura 18 mesi e poi esco, ma la probabilità di uscita con una offerta di lavoro, perché uno è stato incentivato a cercare lavoro e quindi esce, si è formato durante il periodo e quindi magari esce da questo. Su questi argomenti esistono delle analisi su dei progetti che sono diversi da quello dei redditi di cittadinanza o del reddito di inclusione o del reddito minimo, che sono delle analisi sui conditional cash transfer che vengono dati per lo più in paesi emergenti e paesi in via di sviluppo, che fanno vedere che la probabilità di uscita da programmi di questo tipo è in effetti piuttosto bassa. Però dipende dalla situazione, dal paese e così via. Un'altra cosa interessante è come vengono usati i fondi che vengono dati per questo reddito di cittadinanza, reddito minimo, reddito di inclusione. Vengono usati in modo produttivo o vengono usati semplicemente per consumi? Noi non abbiamo i dati sul REI, su come sono stati usati, perché sono soltanto relativi al tre trimestri, ma ci sono per il predecessore, se volete, che prima non vi ho fatto vedere, le spese non erano in attività produttive. Quindi per esempio, per quanto riguardava il SIA, l'88% del contributo veniva speso in spese di prima necessità, in spese alimentari.
Quali sono quindi i nodi da sciogliere? Qua cito uno studio che è stato condotto dall'Alleanza contro la povertà. Fondamentalmente una cosa molto molto importante, l'ho già citata prima a proposito dei tedeschi, è che in Italia il ruolo dei centri per l'impiego non è adeguato per gestire una un reddito di cittadinanza. Quindi bisogna lavorare molto per quanto riguarda la struttura dei centri per l'impiego. E vanno rafforzati, bisogna migliorare la qualità e così via. Credo questo sia uno dei, probabilmente in questo momento sia uno dei nodi principali da sciogliere, sia proprio quello dei centri per l'impiego. In Italia, quindi, abbiamo avuto varie esperienze negli ultimi anni. Ho detto prima che le esperienze che c'erano in precedenza non erano generaliste, erano di tipo particolaristico, soltanto il SIA e il REI sono delle esperienze di tipo generalistico e quindi è la prima volta e ci sono pochi dati per stimare come sono andati, ma i giudizi sono stati generalmente favorevoli. Naturalmente a livello di comunità locali o di regioni alcuni esperimenti sono stati fatti, ma sono degli esperimenti su dei numeri molto molto limitati. Ad esempio a Mola è stato dato un reddito di cittadinanza, ma a 100 percepienti. Quindi evidentemente è un pilot che può essere fatto, un pilot che può essere interessante da studiare come caso di studi, esiste su quello anche una valutazione di impatto, ma 100 percepienti sono veramente molto pochi. Quali sono i problemi che abbiamo identificato? I problemi sono problemi che poche valutazioni di impatto esistono, che in Italia in particolare, ma anche in altri paesi europei, c'è lavoro nero e economia sommersa, e questi creano molti problemi anche nel valutare l'efficacia di questo tipo di misure, che il costo, che può essere elevato, che in generale è elevato, di una misura universale, potrebbe voler dire dei tagli ad altre misure. E quindi, e questo di nuovo è un problema molto importante, che cosa viene tagliato nel momento in cui viene dato un reddito di cittadinanza o un reddito minimo? Su questo andrebbe fatta un'analisi costi-benefici molto dettagliata e molto seria. E poi l'ultima cosa è che i beneficiari possibili al momento sono relativamente pochi rispetto alle necessità e l'ammontare è troppo basso per poter essere investito in attività produttive. Naturalmente con il reddito di cittadinanza rispetto al REI l'ammontare è più elevato, quindi ci si potrebbe attendere che una parte di questo ammontare possa essere investito in attività produttive. Vi faccio degli esempi: in paesi emergenti, in Messico, in Cina o in paesi dell'Africa subsahariana, una parte dei cash transfer viene investito effettivamente in attività produttive, nell'acquisto di trattori eccetera, proprio in una visione di più lungo periodo per uscire da una situazione di povertà in modo non con un sussidio ma anche tramite le proprie forze. E qua chiudo. Grazie alla professoressa Giovannetti, credo che l'applauso abbia significato veramente un incoraggiamento a questa ricerca così complessa ma così promettente anche dei suoi sviluppi. Adesso la parola è Emanuele Vannucci, che è impegnato all'interno del Centro Interaccademico per gli studi attuariali e di gestione dei rischi. E qui saluto anche gli altri protagonisti di questa ricerca, il professor Augusto Biglieri de Vegliera, che è qui presente, il professor Marcello Galeotti, non so se c'è anche il borsista Marco Milano, se è qui presente, non c'è. E perché questa ricerca, che certamente parte dai presupposti di matematica finanziaria, di gestione dei rischi, di un'impostazione assicurativa, però paradossalmente anche la ricerca che produce una proposta che io da buon ex politico prenderei al volo, e cioè la proposta di un RESI, reddito di sostegno e di incentivazione. Ma non vi voglio lasciare ora, vi voglio anticipare questa conclusione e do molto volentieri la parola a Emanuele Vannucci, laureato di Firenze, ricercatore a Pisa e quindi toscano 363. Grazie dell'introduzione, anch'io
voglio spendere volentieri qualche istante per i ringraziamenti. Intanto le due fondazioni, la Fondazione ASID e la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, per aver investito nella ricerca in questa tematica assolutamente di grandissima attualità. E quindi anche le persone appunto di Andrea Ciarini, che è già stato ricordato, che ha come coordinato un po' l'ingresso dei contributi nel volume, e anche la segretaria preziosissima Marzia Gandiglio di Astrid. Poi evidentemente un ringraziamento anche a quello che è lo staff del CISA, nelle persone dei professori Giulieri Galeotti, che sono anche coautori di questa ricerca. Ringrazio anche la professoressa Giovannetti per aver fatto questa panoramica veramente molto completa su tutta questa tematica, e quindi a me, insomma, sono contento di riservarmi soltanto la nicchia di quello che abbiamo provato a fare noi. E di questa nicchia un grande merito va anche a Valdo Spini, perché davvero è una ricerca un po' eccentrica rispetto a quella che è stata quella di tutto il volume, perché comporta appunto una modellistica quantitativa che io cercherò, è di per sé molto semplice, ma io cercherò di rendere ancora più semplice e fruibile per quanto possibile a tutta questa platea, che ringrazio di essere qua. Vi annuncio qualche problema in termini di posizionamento di questa, perché non abbiamo la disponibilità, del PDF, e quindi mi devo un po' arrangiare in questo senso. Non forse meno. Bene, ci sono già alcuni richiami molto interessanti, non ultimo quello della professoressa Giovannetti nell'analisi dell'utilizzo delle risorse di questi strumenti, di queste misure di contrasto alla povertà, perché è proprio su questa flessibilità che si farà, che farà base appunto questo contributo. Intanto l'idea di fondo è che l'ingresso dello Stato di avente diritto a questa misura non è uno Stato irreversibile, quindi ci possono essere transiti dallo Stato di avente diritto allo Stato di non avente diritto. Per esempio uno Stato, quindi oltre al tema reddituale, quindi patrimoniale, il classico rientro nello Stato di non avente diritto è quello del reinserimento occupazionale. Uno strumento matematico che si può utilizzare per fare questo tipo di valutazione è quello delle catene di Markov, soltanto per dare alcuni cenni. Questo modello probabilistico matematico è quello sottostante a tutte le valutazioni del rating dei debiti degli stati sovrani, quindi quando si sente appunto quotidianamente parlare di spread e quant'altro, c'è in nuce questo una modellistica di questo tipo può essere utile per fare anche quel tipo di valutazione, oppure più semplicemente chi paga un premio assicurativo di tipo bonus malus nella macchina, i movimenti all'interno delle classi di rating avvengono sulla base di questo modello. Quindi la nostra necessità è quella, che già citava anche la professoressa Giovannetti, di stimare le probabilità di ingresso e di uscita dallo Stato di avente diritto per diversi profili. Abbiamo detto che ci sono profili svantaggiati nella opportunità di rientrare appunto in uno Stato occupazionale, reddituale, soddisfacente, e invece profili che hanno una migliore possibilità, e quindi abbiamo indagato le probabilità derivanti appunto da una analisi ISTAT e coordinata a livello europeo. Il modello matematico è molto semplice, quindi abbiamo una matrice di probabilità di transizione, abbiamo lo stato di partenza e lo stato di arrivo, immaginando di monitorare a intervalli regolari di tempo, quindi possono essere un mese, sei mesi, un trimestre, un anno, quel che si vuole. Si parte quindi da uno stato di avente diritto, e si devono stimare le probabilità P di rimanere nello stato di avente diritto all'epoca successiva, oppure 1 meno P di transitare nello stato di non avente diritto, per esempio rientrando in un ambito occupazionale.
oppure si può partire dal non avente diritto e quindi abbiamo da stimare queste probabilità di rimanere nello stato di non avente diritto oppure transitare nell'altro. La necessità primaria è quella della stima delle probabilità P e Q. Ovviamente queste probabilità possono, una volta che la misura venga applicata, possono anche dipendere dagli effetti della misura che viene decisa e applicata, ma noi abbiamo fatto una valutazione, diciamo, a secco, cioè prendendo quelli che sono i dati senza che questa misura sia attiva, e quindi abbiamo utilizzato appunto un dataset dell'Istat, indagine sulle condizioni di vita, un progetto coordinato a livello europeo, e abbiamo avuto come tipologia di dati, abbiamo osservato queste migliaia di unità, circa 4.500 unità in media, per tre finestre temporali di 4 anni. Quindi per ognuno di queste 4.781 unità abbiamo avuto la storia di quello che gli è successo da un punto di vista dello stato economico in questo quadriennio 2004-2007, poi lo stesso 2008-2011, eccetera. I profili non si sono replicati tra le varie finestre temporali, quindi si tratta di profili diversi. Quello che è il campione della prima finestra temporale non è transitato nelle altre, quindi abbiamo questa disomogeneità. Tra le tante variabili indagate da questo studio, noi abbiamo considerato alcune che ci sono sembrate più significative, perlomeno in una prima lavorazione, ovvero il genere maschio-femmina, livello di istruzione bassa-alta, area geografica nord-sud, dove per nord abbiamo accorpato anche le regioni del centro, al sud abbiamo accorpato i dati delle isole, e per quanto riguarda l'età abbiamo diviso in 6 fasce, da 19 a 65, tenendo presente che 65 possa essere appunto un'età in cui si entra nella fase di quiescenza e che quindi ci siano altri strumenti di sostegno al reddito. La riduzione, cioè considerare un numero di fasce d'età non troppo alto, è servito per avere dei dati significativi da un punto di vista statistico, perché ovviamente si potevano anche fare indagini età per età, ma il campione sarebbe stato insufficientemente numeroso per avere dati affidabili. Qual è lo scenario macroeconomico italiano su cui si è innestata questa nostra analisi? Abbiamo questi tre quadrienni, 2004-2007, vedete, questo è il delta, la variazione percentuale del PIL. Dal 2004 al 2007 abbiamo dati tutti positivi che vanno dallo 0,9 al 2%. Poi abbiamo avuto il quadriennio 2008-2011 in cui abbiamo avuto addirittura un meno 5,5% del PIL, quindi diciamo uno scenario di crisi o comunque molto instabile. Poi abbiamo l'ultimo quadriennio 2012-2015 in cui ci sono valori iniziali negativi, però poi c'è un transito verso livelli di variazione del PIL positivi. La rappresentazione grafica ci semplifica un po' la visione di queste, della differenza tra questi scenari. Qui ci sono i dettagli di questo progetto europeo anche se non per quel che si riesce a leggere, ma lo stato economico è disciplinato in vario modo: lavoro a tempo pieno, lavoro part time, disoccupazione, studente, eccetera. Quindi abbiamo in qualche modo isolato quelle che erano le categorie, che ci sembravano più pregnanti. Abbiamo diviso poi nelle categorie in verde le categorie che non hanno diritto ad avere il reddito di sostegno in quanto hanno un reddito, comunque una situazione occupazionale soddisfacente, mentre quelle in giallo sono le categorie che possono rientrare tra i beneficiari di queste misure di sostegno. Questa è la struttura del campione, abbiamo classica rappresentazione a torta, nel senso della distribuzione per età, e quindi si vede appunto come il campione sia distribuito per età. In questa la parte a sinistra abbiamo la distribuzione per genere, abbastanza omogenea tra maschio e femmina. A livello di istruzione abbiamo molti più casi a bassa istruzione rispetto ad altri, anche perché per alta istruzione abbiamo considerato soltanto dalla laurea e oltre, okay? Quindi altri livelli di istruzione abbiamo selezionato appunto i laureati. L'obiettivo dell'analisi è stimare
Abbiamo detto necessità di valutare in termini puntuali questa misura, capire che potenzialità ha questa misura per profili diversi, per un giovane oppure per una persona che invece si avvicina all'età della pensione. Quindi l'obiettivo dell'analisi è stimare quanto si permane nello stato di avente diritto al reddito, che poi evidentemente moltiplicato per quella che sarà la cifra distribuita da questa misura rappresenterà il costo complessivo di questa misura. Quindi abbiamo, se si analizza all'interno di un orizzonte temporale la permanenza attesa nello stato di avente diritto, il complemento sarà il tempo che si passa nello stato di non avente diritto. Abbiamo poi, questa è una novità rispetto al libro, abbiamo presentato soltanto un approccio statico, ovvero studiando le tre finestre, i tre scenari macroeconomici, quindi quello di andamento positivo del PIL, quello di crisi e quello intermedio, abbiamo costruito le nostre valutazioni che vi farò vedere tra pochissimo. Invece abbiamo poi anche sviluppato nei mesi successivi un approccio dinamico. L'approccio dinamico ovvero un modello che consideri anche cicli macroeconomici. Per esempio nel nostro caso abbiamo il ciclo macroeconomico che va dal 2004 al 2015, quindi ci possono essere appunto scenari macroeconomici di anticiclici in termini di andamenti del PIL. Ovviamente purtroppo a tutt'oggi abbiamo potuto impostare questo approccio dinamico soltanto da un punto di vista storico, perché abbiamo potuto soltanto osservare quello che è successo in vari scenari già passati. Questo è un po' il cuore del modello, soltanto per dare alcuni elementi di lettura, poi si assomigliano tutte, ma per esempio In questa prima tabella abbiamo un maschio con basso livello di istruzione nell'area nord nella fascia d'età 25-29. Nel periodo 2004-2007, andiamo a leggere gli elementi di questa matrice 2x2, abbiamo questo 0,81, se ci ricordiamo come era fatta la matrice, questo 0,81 è la probabilità di rimanere nello stato di avente diritto, quindi una sorta, leggiamola così, ero disoccupato e rimango disoccupato con la probabilità dell'81%, e ovviamente il complemento a 1 è la probabilità di transitare invece nello stato di non avente diritto. La riga sottostante come va letta? Va letta. Questo 0,99 è la probabilità se ero nello stato di non avente diritto, quindi se lavoravo col 99% delle probabilità continuo a lavorare anche all'istante di osservazione successiva, e quindi è soltanto l'1% la probabilità di transitare nello stato di avente diritto. Cosa quindi qui ci sono varie tabelle di questo tipo. Cosa si registra per esempio? Andiamo a leggere questa per variazioni, questa qua a destra per variazioni di fascia d'età, sempre maschio, bassa istruzione nord, poi ovviamente queste combinazioni delle variabili le si possono vedere in varia forma, ma vedete che questo valore nell'angolo in alto a sinistra in tutti questi quadrati è crescente al crescere dell'età. Questo ci va a dire che via via che aumenta l'età del profilo indagato, minore è la probabilità di uscita dallo stato di avente diritto. Quindi, mentre per i giovani ci sono ancora possibilità di uscita successiva dallo stato di avente diritto, via via che si va avanti questa probabilità tende a inchiodarsi. E lo stesso da un punto di vista nel punto in basso a destra abbiamo la probabilità di rimanere nello stato di non avente diritto, e vedete che questa probabilità è molto vicina a 1, ovvero nello scenario 2004-2007, scenario positivo, chi aveva un'attività lavorativa era molto probabile che rimanesse ancora in quello stato lì. Valori leggermente diversi nel periodo di crisi, vedete per esempio un dato che ci dà il segno del cambiamento di scenario economico, basta leggere questi due,
per un 19-24 anni, nel 2004-2007 c'era il 24% di possibilità di transitare nello stato di non avente diritto, quindi di uscire sostanzialmente dallo stato di disoccupazione. Vedete che nel 2008-2011 questa probabilità si è abbattuta all'8%, quindi qui si vede il fatto che l'ambito lavorativo comincia a respingere in periodo di crisi questa possibilità di rientro, e così via. Sono tutti numeri che ci danno la stessa interpretazione. Una cosa che voglio andare a segnalare: differenza maschio-femmina, quindi stesse caratteristiche, stessa età, stesso livello di reddito, si vede come queste percentuali, cioè la femmina bassa istruzione nel nord ha l'89% di probabilità di rimanere nello stato di avente diritto, a fronte del maschio è l'81%, quindi per la donna è più complicato, a parità di scenario è più complicato rientrare nello stato di non avente diritto, e così via. Questa ultima è per un maschio bassa istruzione nord, età 30-34, e si vede qui appunto come le probabilità di rimanere nello stato di avente diritto siano peggiori nelle fasi di crisi. Quindi questo è il esempio della nostra matrice 2x2 che ho richiamato all'inizio, e poi qui abbiamo quattro variabili, quindi abbiamo sei classi in termini di fascia d'età, due in termini degli altri tre, quindi abbiamo 6 per 8, abbiamo 48 profili diversi per tre scenari macroeconomici, quindi sono 144 di queste matrici 2x2 diverse, quindi evidentemente abbiamo selezionato soltanto alcuni casi per dare delle esemplificazioni. Questi sono i risultati, ma veramente vi voglio soltanto far vedere alcuni elementi e poi li scorriamo, perché sarebbe troppo lungo illustrare tutti, ma giusto per dare l'idea. Età 35 anni, questa è la condizione che non cambia all'interno di questa tabella, e poi consideriamo area nord-sud, maschio-femmina, alta-bassa istruzione. Si vedono qua maschio-bassa istruzione, maschio-alta istruzione, eccetera. Area nord in questo primo caso. Leggiamo, queste sono le durate attese, le permanenze attese nello stato di avente diritto in un orizzonte temporale di 12 anni. Quindi vado a leggere la prima: scenario macroeconomico positivo 2004-2007. Se un maschio entra nello stato di avente diritto, nell'arco dei 12 anni, in media per 6 anni percepirà la misura di contrasto alla povertà, quindi per 6 anni su 12 potenzialmente potrebbe avere necessità di questo reddito. Invece vedete che se entra, ed è il numero successivo, nello stato non avente diritto, quindi se entra come in stato occupazionale, il numero atteso di anni in cui beneficio della misura di contrasto alla povertà si abbatte drasticamente, 0,2, quindi c'è una persistenza nello stato di partenza, quindi è determinante lo stato di partenza, e così via per vari altri numeri. Anche qui segnalo soltanto un confronto maschio-femmina, quindi bassa istruzione nord, vedete il maschio che entra da avente diritto ci sta in media 6 anni, la femmina ci sta 8 anni, quindi è una misura che per le donne può essere destinata a durare, ad essere maggiormente utilizzata. E poi ovviamente tutte le altre casistiche su cui non vi voglio annoiare. Invece, approccio statico, quindi in questo caso scenario 2004-2007, abbiamo lo scenario positivo, qui c'è una analisi in termini di differenze d'età. Il ventenne che entra nello stato di avente diritto sta 3,5 anni in questo stato, quindi per 8,5 anni in qualche modo trova un'attività lavorativa, trova una situazione reddituale che lo esclude dalla platea dei beneficiari. Se entra in termini di non avente diritto, il tempo trascorso nello stato di avente diritto è solo 0,63, e vedete come questi numeri peggiorano all'aumentare dell'età. Il ventenne sta a 3,5 anni, il 52enne sta a 8,02 anni, quindi nell'orizzonte dei 12 anni il 52enne è quasi inchiodato ad aspettare poi la pensione. Quindi queste appunto sono analisi che ci raccontano
diciamo, di dati macroeconomici, dati di analisi macroeconomiche che non ci stupiscono. Questo è soltanto l'approccio dinamico storico, quindi è come se si fosse immaginato, se questa misura fosse stata introdotta nel 2004, potendola analizzare per tutti i 12 anni a venire, questi sono i dati, vedete l'impostazione del punto simile a quella precedente con l'approccio statico nello scenario positivo. Questa invece con l'approccio dinamico storico fa correre tutti gli scenari, quindi fino al 2007 c'era uno scenario positivo, poi nel 2008 comincia la crisi, eccetera. Ulteriori sviluppi ovviamente necessità di ampliare il campione delle posizioni individuali, maggiore è il campione più preciso si riesce ad essere nella stima delle probabilità. Una cosa che invece su cui abbiamo già iniziato a lavorare è modelli di regressione tra noi dobbiamo, il nostro problema è studiare quelle probabilità di reinserimento o meno e modelli di regressione tra quelle probabilità e l'andamento del PIL, in modo tale che se si volesse concepire questa analisi anche in termini prospettici, dati gli scenari di evoluzione del PIL si potrebbero costruire delle probabilità future di ingresso, diciamo di entrata o uscita dallo stato di avente diritto. Una cosa che da un punto di vista con un approccio finanziario assicurativo potrebbe essere percorsa piuttosto non in maniera impossibile, fermo restando che poi ci sono tutte le complicazioni che sono già state citate anche dalla professoressa Giovannetti, però se si crede a questa, diciamo, alla possibilità di implementare questa misura, allora progettazione di schemi di rimborso del reddito incassato, cioè una sorta di, se ho una fascia giovanile, io posso anche immaginare di erogare una cifra superiore rispetto a quella che dovrò, che devo dare alle persone che ormai devo solo accompagnare verso l'ingresso in pensione, con però una sorta di conto corrente di assistenza sociale, in modo tale che quando il giovane rientra in attività lavorativa possa restituire schemi di rimborso totale o parziale di quanto percepito nello schema di, diciamo, nella fase di avente diritto. Questo potrebbe anche servire una volta che uno ritorni in questa situazione di avente diritto, si è ricostruito un plafond a cui attingere, quindi una cosa, un modello dinamico di strutturare questa misura. Vabbè, considerazioni finali, ma insomma le ho già un po' introdotte, come nella rida di acronimi che per un po' di tempo sono stati assegnati, insomma, comunque proposti per questa misura, a noi ci è venuto in mente appunto questo RESI lasciar presagire questa flessibilità che questo reddito debba funzionare per alcune fasce come un'incentivazione a mantenere una situazione economica di piena inclusione, che per altre fasce debba essere in realtà un sostegno e quindi una misura che accompagna ed è integrata con la... Vi ringrazio molto, ovviamente sono a disposizione per tutte quelle che possono essere domande. Voi potete capire con quanta soddisfazione io abbia superato a suo tempo l'esame di matematica finanziaria con il professore Michele Rivieri qui presente, e devo dire, faccio anche complimenti al pubblico che ha seguito con grande partecipazione questa esposizione che è molto molto importante. Credo che ogni ministro, ogni responsabile pubblico dovrebbe avere presenti queste nozioni di probabilità e di casualità, perché potrebbero veramente far parte di una decisione politica che sia sostenuta da un'analisi probabilistica attendibile. Io cerco di trarre alcuni punti fermi da quello che è avvenuto, fermo restando che possiamo fermarci e continuare a avere un dibattito successivamente. Punto primo, avete tutti capito che questo non è un dibattito di tifo da stadio, è un tentativo di capire anche perché sotto queste cifre, sotto questi discorsi ci sono delle persone reali. Non so se qualcuno ha visto il film di Ken Loach, I, Daniel Blake, e credo che quella sfortunata odissea di quel disoccupato britannico la dice lunga su qual è lo slalom che viene fatto in certe situazioni tra questi provvedimenti di intervento contro la povertà
le possibilità di lavoro e quant'altro. Quindi dietro queste cifre, questi discorsi, c'è oggi in questo momento nei paesi sviluppati la sofferenza di milioni di persone. E qui c'è un primo punto rispetto alle classi dirigenti tradizionali. Le classi dirigenti tradizionali in buona parte hanno creduto che la globalizzazione non solo giovasse a quelle centinaia di milioni di persone di cui ha parlato Franco Bassanini all'inizio, ma che tutto sommato creasse delle condizioni di miglioramento di reddito e di potere per le classi lavoratrici e le classi medie anche nei paesi avanzati. E questo in vari settori non si è verificato. E con ciò si spiega lo scollamento anche che si è verificato tra le forze politiche tradizionali, le elite tradizionali e la base del paese. Trovatevi in questo momento un paese occidentale inquieto e sociale, ma è veramente difficile trovarlo. Basta guardarsi intorno e vedere che cosa sta avvenendo. Allora, di qui c'è il carattere delicato di queste misure, perché queste misure sono da un lato necessarie. Mi sembra che tutti i nostri intervenuti l'hanno dimostrato, da Bassanini e da professor Giovanni. Dall'altro lato molto delicate da due punti di vista, che sono comunque risorse tolte ad altri possibili usi. E in secondo luogo che se sono utilizzate male non creano degli aspetti positivi. Avete visto anche la relazione della professoressa Giovannetti che la spesa è stata utile, ma l'effetto di uscita dalla povertà non sempre riesce, anzi ci sono delle situazioni in cui non riesce. Quindi noi oggi l'abbiamo considerato a se stesso, ma in realtà queste misure vanno considerate nel quadro più generale delle politiche macroeconomiche dei vari governi. Ora, le vicende politiche italiane fanno sì che il reddito di cittadinanza verrà probabilmente emanato giovedì in un decreto legge del governo insieme al cosiddetto superamento della Fornero, alla quota 100, cioè sostanzialmente un quadro di adempimento di una serie di promesse fatte a certi strati dell'elettorato, c'è chi dice più al nord della Fornero che al sud della cittadinanza. In realtà provvedimenti di questo genere dovrebbero essere inquadrati in una politica più generale di, da un lato, di dinamizzazione, che è il grande problema italiano poi del differenziale negativo della produttività dei fattori e in particolare del lavoro, e quindi all'interno di una strategia di crescita, cioè non ci si può onestamente affidare all'idea ma io creerò nuovi consumi e quindi l'economia partirà. Può essere che questo avvenga, però questo può avvenire se nel frattempo riesci a rendere l'economia più dinamica e più competitiva. E quindi da un lato questa discussione non criminalizza, perché c'è anche il rischio che per una distorta presentazione del reddito di cittadinanza diventi una misura estremamente impopolare, perché viene vista come la quintessenza dell'assistenzialismo dello spreco. Non è necessariamente così, può non essere così. Però per non essere così va collocata evidentemente in un quadro politico generale che sia adeguato e non può essere mitizzata come la soluzione. Quindi in un certo senso è un dovere farlo. E dall'altro lato però è un dovere farlo bene. E in questa direzione sono venuti anche degli scampoli, proposte politiche di politica economica precise, quelle in particolare a cui alludeva nella sua parte finale Emanuele Vannucci, no? Nel senso di dire addirittura una sorta di prestito d'onore, se posso chiamarlo così, o di assicurazione per i giovani. Io ai giovani do anche di più, perché penso che possano più facilmente rientrare all'interno del mercato del lavoro, e attraverso questo sostegno io incentivo, reddito, sostegno e incentivazione, una loro partecipazione alle attività produttive. Certo che queste proposte nostre non credo che da qui a giovedì vengano prese in immediata considerazione, però credo che il dibattito si apra. E un altro punto che noi abbiamo, credo, comunemente lamentato è che il reddito di cittadinanza è sembrato una cosa del tutto nuova, non era, perché il reddito di inclusione, sia pure molto timidamente, si muoveva in quella direzione. Mi sembra di poter dire però che la narrazione che lo stesso governo proponente ne ha fatto è stata una totale sottovalutazione. Direi che i cittadini italiani non si sono nemmeno molto ben resi conto che c'era questo razzo a due stadi, a gennaio più limitato, a luglio avrebbe dovuto essere più ampio. Penso che i fondi del luglio verranno presi e messi all'interno del reddito di cittadinanza. Questo la dice lunga su un fatto che comunque è al centro anche della nostra, di quello che ci ha motivato,
e cioè che sono state in questi anni molto sottovalutate le esigenze di politica sociale, colpevolmente sottovalutate. E quindi in questo senso noi cerchiamo di riprendere e di assumere un quadro, ovviamente non è il nostro caso, di resa elettoralistica, ma è un quadro di impostazione nel profondo, strutturale, di politiche che siano adeguate ad affrontare questo stato di cose. Vedremo giovedì cosa esce. La stessa dibattito che si è svolto è sembrato che viene preso carico del fatto che senza dei centri per l'impiego funzionanti il reddito di cittadinanza rischia di diventare molto assistenzialismo. E qui i dati, c'è un contributo del professor Raineri dell'Università di Milano Bicocca, i dati sono assolutamente significativi. Per poter raggiungere il rapporto fra addetti e disoccupati della Germania, cioè in Germania c'è un rapporto fra un addetto a cercare lavoro e i disoccupati, noi dovremmo avere in Italia 45.000 addetti, e mi sembra che se ne promette 9.000, ma al di là ora il tempo per reclutarli sarà forte, il tempo poi perché entrino in campo sarà altrettanto evidentemente importante, quindi si rischia evidentemente di partire senza avere sistemato queste caratteristiche di fondo che possono consentire al provvedimento di avere successo e di non rifluire appunto in una condizione di assistenzialismo. Noi ci auguriamo che, noi ci siamo ovviamente fermati all'aspetto prepolitico, abbiamo messo a disposizione dati, ipotesi, possibilità, ma ci auguriamo che questo dibattito possa essere assunto dal decisore politico, ne tenga conto, se non oggi almeno nella prospettiva, man mano che si farà una sperimentazione di quello che si è fatto. Avete sentito sia dal professor Giovannetti che dal professor Vannucci che oggi una valutazione di dati su quello che è già stato attuato in Italia è estremamente difficile, si deve ricorrere o a dati molto locali oppure siamo dei dati circoscritti nel tempo che evidentemente non sono ancora attendibili, non sono ancora possibilità di poterli porgere. Ecco allora che credo che l'indicazione che venga da un volume di questo genere è riprendere questi studi per ricollegarli anche al quadro macroeconomico più generale, ma perché il quadro macroeconomico più generale, e qui il circolo dovrebbe diventare virtuoso, non trascuri e si occupi anche di questi fatti. Questo almeno mi sembra un po' la sintesi che si può dare di un libro di questo genere. Diceva giustamente Franco Bassanini, quando ci abbiamo pensato non avevamo mica chiaro il risultato delle elezioni, quindi siamo assolutamente innocenti di aver pensato di entrare in questo. Ma abbiamo pensato che era un grande problema e termino su questo. I vari paesi europei hanno tutte queste varie esperienze con vari successi, insuccessi o quant'altro. Anche qui una politica europea omogenea non c'è. Se non delle raccomandazioni, sapete le raccomandazioni lasciano il tempo che trovano, vengono emanate, poi ognuno si regola come meglio crede. Anche qui sarebbe importante che queste forme di intervento potessero avere un quadro europeo, un coordinamento europeo e possibilmente anche una certa omogeneizzazione a livello europeo. Noi la Grecia siamo arrivati per ultimi, anche su questo non ci piove, mi dispiace dire, ma è così. La Grecia credo per problemi di sostanza, e noi forse per un'attenzione un po' troppo scarsa, però ormai questo è il quadro. Abbiamo visto l'esperienza del Canada, adesso ci dicono che verranno importate qui anche delle esperienze del Mississippi, siamo colpevoli, onestamente non ci siamo arrivati a studiare il Mississippi, ma magari nel proseguo ci arriveremo. E credo che comunque questo libro può avere due sorti. Può essere ignorato, quindi continua a parlare per conto proprio, oppure forse può diventare anche una pietra miliare di un dibattito di politica economica, di politica sociale, che riesca, proprio perché dibattito, anche non dico un minimo, a rendere un po' più coeso il nostro paese, perché puoi avere delle opinioni diverse, ma devi perlomeno utilizzarle partendo da una base conoscitiva che sia comune. Quando non c'è né base conoscitiva comune, né opinioni diverse eccetera, c'è questa spaccatura così frontale che c'è nel nostro paese e non credo che alla fine questa spaccatura frontale giovi a nessuno. Questo almeno è quello che io ho cercato di capire da questo studio ed è per questo che cercheremo di diffonderlo il più possibile e di agevolarne la conoscenza
da parte dell'opinione pubblica. Grazie quindi a tutti gli autori che si sono misurati, mi sembra siano 27 autori con 21 studi, insomma è una cosa piuttosto, è stata una cosa che ci ha impegnato veramente per un anno. Ma non vogliamo fare dei monologhi, se qualcuno del pubblico ha domande o professor Terracciani, domande o interventi, io, ci possiamo trattenere ancora un po'. Sì, io vengo da Formia per dare omaggio da non fiorentino a un'iniziativa ammirevole da tutti i punti di vista, lo faccio all'onorevole Valdo Spini, verso cui la stima, l'amicizia, se mi posso permettere, è profonda, e dico che il metodo è importante, cioè che di fronte a un'opinione pubblica che è chiusa tra sicurezza, reddito di cittadinanza e quota 100, però approfondimenti di questo tipo non si notano nel dibattito né televisivo né giornalistico. Quindi faccio la premessa di grande riconoscimento che ha spiegato perché sono qui. Volevo solo aggiungere che l'Italia avrebbe potuto in questo campo essere all'avanguardia, perché ha avuto un momento di approfondimento che è legato alla figura straordinaria di un fiorentino di adozione, Ernesto Rossi, che ha scritto un libro che era centrato su questi problemi, Abolire la miseria, uno dei capolavori, direi, del pensiero economico, che ha proprio questo problema, come in una società democratica liberale fondata sul libero mercato, sulla libertà d'impresa, sulla proprietà privata, si crea la striscia di miseria, come gliela chiama, che è un Ernesto Rossi ci ha studiato a fondo negli anni del confino a Ventotene, cioè Abolire la miseria è nata negli stessi anni in cui Rossi ragionava sull'Europa, e quindi si ricollega anche al discorso che faceva l'onorevole Spini del perché poi l'Europa di Rossi nasceva anche con la consapevolezza della miseria che le società fondate sulla libera impresa e sul libero mercato producono. Ma lui ha insistito su un principio, voglio solo riprendere il principio di Rossi, la miseria è una malattia anche morale, perché chi è misero anche si degrada moralmente, degrada anche l'ambiente in cui vive, i figli, i parenti, il contesto. Allora lì bisogna veramente intervenire, queste cose dovevano essere capite già nel dopoguerra, invece si è affermato un modello caritatevole, le Caritas, i CAF, la clientela, il ricatto. Io ho fatto il consigliere comunale, ho vissuto l'esperimento del reddito minimo di inserimento che ha fatto Bassolino nella campagna, molti comuni non l'hanno approvato, però lì non ha tolto il contesto dei CAF, il contesto delle Caritas, il contesto degli incentivi discrezionali che i sindaci e gli assessori alla struttura sociale fanno. Allora questo mondo che cresce attorno all'applicazione, di questo nessuno discute, cioè il reddito di cittadinanza farà morire le Caritas parrocchiali con i soldi pubblici, farà morire la discrezionalità a livello dei singoli comuni, o si aggiungeranno nuove spese, ed è una cosa drammatica. Cioè io mi permetto solo, ecco, di richiamare dentro la cultura di queste riflessioni questo memorabile, straordinario capolavoro del pensiero politico italiano e fiorentino in particolare di Ernesto Rossi, con Abolire la miseria. Grazie. Massimiliano Santini, che è un ricercatore dell'Istituto Universitario Europeo. Sì, buongiorno. Vuoi il microfono? No. Sì. Innanzitutto grazie mille ai due presentatori, ottima relazione. Io ho due domande rapide. Una, pensando alla narrazione attuale della globalizzazione, della quale tutti in un modo o in un altro raccontano che oggigiorno ci sono i famosi losers, e gente che in questa transizione tra un'economia a un'altra perdono il proprio lavoro, il proprio reddito. Ora, all'interno di tutti sono allo stesso tempo concordi che in un modo o in un altro serve un pacchetto che accompagni nella transizione questi famosi loser. Tra le varie proposte che avete, di cui avete parlato, sia di assistenza sia di riduzione della povertà, come potreste concepire, strutturare un pacchetto
che potrebbe aiutare i losers della globalizzazione a transizionare come l'economia si evolve. La seconda breve altra domanda è: come si relazionano sia il reddito di cittadinanza che quello di inclusione con gli unconditional cash transfer? Grazie. No, per le domande difficili la professoressa, per le domande facili la professoressa. Allora, sulla seconda, la mia impressione, vabbè, il reddito di cittadinanza sono conditional e non unconditional cash transfer, quindi in realtà poi uno può essere un po' più preciso sulla terminologia, ma sono tutti, hanno tutte le condizioni e quindi sicuramente non sono unconditional. E sono dei cash transfer, perché sono dei trasferimenti. Io per quello ho fatto all'inizio della presentazione una definizione dicendo un trasferimento monetario che ha determinati scopi, che sono quelli di ridurre la povertà. Quindi sono più simili a un unconditional cash transfer. E proprio anche per questo ho fatto riferimento a degli esempi in paesi in via di sviluppo e paesi emergenti, dicendo lì esistono delle valutazioni di impatto che vengono fatte o con metodi statistici econometrici o anche con degli esperimenti sul campo. Quindi ci sono molte similitudini. Naturalmente i conditional cash transfer sono, di cui noi sentiamo parlare in Africa, in Messico e così via, sono su problemi specifici, quindi anche perché la situazione di questi paesi è diversa da quella dei paesi europei, e quindi sono per esempio per mandare i bambini a scuola o per il cibo o cose di questo tipo. Quindi ci sono delle differenze notevoli, ma dal punto di vista dello strumento è uno strumento molto simile. E questa è la domanda facile. Sulla domanda difficile, i losers. Allora, noi nel libro non facciamo delle proposte. Cioè, quello che noi abbiamo fatto sono, a parte forse il Resi, che poi nasce un pochino dopo, più dalle idee di Valdo basate sui nostri studi, che non dalla proposta vera e propria. Cioè, l'idea del libro era quella di dire: vi diamo una serie di dati, una serie di informazioni da discutere. Per quanto riguarda i losers della globalizzazione, quindi noi non abbiamo un pacchetto che consigliamo, e probabilmente abbiamo anche delle idee diverse magari all'interno nostro su quali possono essere delle misure esatte, però sicuramente anche a livello europeo esistono degli embrioni di qualcosa di questo tipo. Il problema dei loser, secondo me, sulla globalizzazione è importante perché è un discorso della non di chi può godere dei vantaggi della globalizzazione, ma di come i vantaggi della globalizzazione sono stati divisi all'interno dei paesi. Quindi dentro ogni paese ci sono dei winner e dei losers sostanzialmente. Quindi è una questione di disuguaglianza all'interno dei paesi. Io sono molto favorevole alla globalizzazione e ritengo che però questo tipo di disuguaglianze che sono aumentate sono dovute un'appropriazione impropria, se vogliamo, di alcuni dei benefici. A livello europeo, per esempio, il Fondo sulla globalizzazione prevede il training per delle professioni diverse, quindi qualcosina c'è, perché per esempio per poter approfittare delle opportunità che ci sono connesse alla globalizzazione, uno deve avere determinati skills, non necessariamente ci sono questi skills. Quindi in Europa si è puntato più a una riqualificazione dell'offerta lavorativa per poter approfittare di determinati skills. No, quello che si diceva, lo diceva Franco Bassanini, lo diceva Aldo prima, lo diceva il Rettore in un certo senso, era che in questo momento quello che sta cambiando sono proprio il tipo di lavoro, il tipo di skill che uno si trova a dover affrontare. Quindi gli schemi che ci sono, che non sono stati sfruttati a pieno, ma che esistono, secondo me devono essere rimodulati per tener conto dei cambiamenti epocali. È stata citata l'intelligenza artificiale, l'ICT, i cambiamenti climatici, eccetera, eccetera. Mi pare che Bassanini ha detto: sono cambiati nel momento in cui io creo lavoro ma distruggo lavoro che conosco, quindi creo dei lavori nuovi e distruggo dei lavori che conosco. Naturalmente diventa molto importante precedere questi cambiamenti, e quindi lo sforzo che noi dovremmo fare è cercare di capire quali sono i cambiamenti in atto sul mercato del lavoro e cercare di avere anche un training su queste cose.
Non so se ho risposto in tutto alla sua domanda, però parzialmente sì. Grazie, sono Massimiliano. Io non ho questa profondità di analisi della professoressa, però cito alcune cose che fanno riflettere, cioè l'implementazione di macchine, automobili a controllo remoto e tutta quella che è la categoria di chi lavora sul trasporto. Penso a temi appunto di cambiamento climatico, se continuiamo così tra un pochino ci sommergeranno Venezia, quindi in qualche modo si ricreerà lavoro anche di tipo hardware di fronte a questi cambiamenti climatici e credo che appunto sentendo anche quelle che sono le ripercussioni anche in ambito sanitario di cura di queste cose, ci saranno sempre comunque delle professioni che si riaffermeranno anche in contesti che si intravedono all'orizzonte di questa globalizzazione, degli effetti più o meno buoni si sentono. Una delle ricerche, non voglio fare uno spoiler, ma insomma una delle ricerche a cui stiamo lavorando col CISA è quella di capire quelli che sono la misurazione del rischio da eventi climatici eccezionali, da eventi ambientali particolari. Anche quello è una frontiera che è completamente, anche da un punto di vista di analisi economica, è una frontiera che va completamente esplorata. I 12 milioni di alberi che sono caduti in Veneto, qual è il costo immediato e qual è il costo prospettico in termini di salute, in termini di ambiente? Quindi anche su alcune tematiche che riguardano davvero la globalizzazione, aspetti ambientali, c'è tanto da studiare, tanto da lavorare, e probabilmente appunto ci si presenteranno delle scelte anche di macro decisioni economiche e politiche molto molto complicate. Massimiliano, soddisfatto?